E ciao a tutti amici, abbiamo visto il video di come ruotare un filmato fuori asse e adesso questa è la spiegazione. Non avete partecipato in tantissimi a provare a rispondere, qualcuno c'è andato anche abbastanza vicino, aveva intuito alcune parti messe assieme, queste parti davano la soluzione, perché avevamo già fatto cose fuori asse così, però io le avevo anche già fatte vedere con renderizzando e poi importando di nuovo il filmato. Invece la cosa è molto più semplice. Prendiamo una ripresa qualsiasi, io ad esempio provo con questa adesso per farvi vedere. Allora, questo filmato, se noi andiamo su setting, vediamo che il filmato è 1280x720 in 16 noni. Ok, la cosa da fare è questa qui. Apriamo un'altra timeline, assegniamo il nome che vogliamo, adesso abbiamo prova rotazione. Qui andiamo a impostare il filmato in 4K e andiamo a scegliere 4K, eccolo qua, sempre mantenendo lo stesso frame rate, mi raccomando. Adesso torniamo qui, prendiamo questo filmato, lo copiamo e lo incolliamo in questa nuova timeline 4K. Se andiamo a vedere il settaggio, vedremo che è 4K, mentre l'altra timeline, se andiamo a vedere il settaggio, vedremo che è restata in HD 1280x720. Questo è il trucco, nel senso che adesso questa immagine in realtà è un 1280x720 su una pagina 4K. Ciò vuol dire che se noi andiamo su effetti, posizione e dimensione, se noi facciamo dimensione originale, original size, questa dimensione sarà il 1280x720 in rapporto al 4K. In questa maniera c'è possibile decentrare la nostra immagine rispetto all'immagine totale. Quindi, se questo è il centro della nostra immagine, potremo metterlo così e far cadere quest'asse qui. Cosa succede? Se adesso torniamo indietro, ricordatevi il nome prova rotazione, possiamo anche cancellare questo, non ci serve niente, potevamo anche editarlo direttamente qui, è solo, vi ho fatto solo per far vedere il passaggio. Adesso nel project folder noi andiamo a cercare prova rotazione, eccolo qua, prova rotazione. Per essere sicuri che sia questo, se voi mettete in dettagli e avete la lista, vedete che prova rotazione, perché vedete c'è prova rotazione, c'era anche il filmato, ma prova rotazione è movie, quindi questo qui è una timeline. Noi lo prendiamo e lo rimettiamo qui. Questa qua è una sequenza anidata e come vedete ci dà come risultato la schermata nera che abbiamo in là. Una cosa che mi raccomando è che inizi a zero, perché se voi lo fate iniziare più avanti succede che anche questa avrà del nero, vedete, andate male a fare la cosa. Questo purtroppo, anche se voi selezionate una parte, è un bug, perché vedete che non riporta tutto il filmato proprio come si trova su questa timeline. Quindi dovete utilizzarlo da zero, questo l'avevamo già visto anche in altri video. E quindi qua vi ritrovate la stessa identica cosa, soltanto decentrata. E adesso vedete che il punto di rotazione cade in questo punto. Potete aggiustarlo in qualsiasi momento, perché ora questo video che voi vedete è semplicemente quello che c'è nell'altra timeline. Quindi se voi volete punto di rotazione in un altro punto, non fate altro che spostarlo qui. Ecco, peccato che non si veda nel totale. Se magari voi mi mettete un'immagine sotto, ad esempio un nero solo momentaneo, ecco, adesso ho messo un background nero, perché così cliccando, sempre restando su side position, potremo vedere dove cade il centro. Vedete che cade lì, quindi magari
passando su altre immagini, aggiustando un po', clicchiamo qui e vediamo dove cade il centro. Perfetto, mettiamo che volevamo l'asse di rotazione qua. Se lo vogliamo su uno spigolo, eccetera, lo spostiamo dove vogliamo. Poi ricordiamoci però di togliere il background, perché non deve esserci assolutamente nulla. Perché questo sfondo, questo background risulterà nero. Se invece mettiamo nero non è trasparente. Torniamo di qua, quindi vedete che adesso l'asse cade più giusta lì. A questo punto, se noi andiamo a eseguire una rotazione sull'asse, ovviamente la rotazione sarà legata a quel punto, sia così che in verticale che in qualsiasi altra parte. Quindi adesso, se noi mettiamo un background di fondo, prendiamo un background colorato ad esempio, ecco, vedete che il fondo è già bucato, non serve far niente. Quindi in un unico passaggio abbiamo la pagina decentrata sull'asse, come abbiamo visto, eccola qua, e il background. Adesso l'unica cosa è trovare il rapporto, perché questo riempia lo schermo nuovamente, ma ci sarà sufficiente ripremere original size. Questo ci riporterà, come vedete, lo schermo alle dimensioni originali. Ecco qui. Quindi noi potremo partire con la finestra così. Non guardate che adesso si è sgranato, perché in realtà non lo sarà. Poi potete rimpicciolire il vostro filmato quanto vi serve, e dopo potete fare anche la rotazione sull'asse, come ho fatto io sul mio video. Per dopo, ad esempio, che ne so, uscire dallo schermo e portarlo fuori. E se andate a rivedere la vostra immagine, eccola qua. Una volta renderizzato questo filmato, adesso ho fatto i punti troppo vicini, quindi è un po' troppo veloce. Eccolo. Una volta renderizzato questo filmato, vedrete che la risoluzione a pieno schermo è la medesima che avere l'immagine originale a 1280x720. Questo perché non cambia niente, perché voi l'avete messa sui 4K. Quindi ricapitolo tutto, perché vi faccio vedere che non è l'unica cosa che si può fare la rotazione. Prendiamo ad esempio questo fiore. Adesso io tolgo l'audio. Io adesso sto lavorando su quella 4K. Tengo un pochino il fiore. Ricordatevi sempre di inserirlo da zero. Ecco qua. Stop, e lo tagliamo. Adesso portiamo questa a immagini originali, quindi original, e eccocelo qua che è piccolino. Lo andiamo a spostare e ad esempio potremo mettere un'altra seconda ripresa, ad esempio questa qui. Prendiamo questa qui dell'ape, andiamo a togliere momentaneamente l'audio, andiamo a metterla qui. Ecco, adesso facendo original size anche su questa, avremo che potremo far coesistere due immagini sullo schermo, e in questa maniera avremo che, se andremo a prendere, ecco qua, prova rotazione, la mettiamo qua, avremo queste due schermate affiancate. La riportiamo a original size e vediamo, ecco le due immagini affiancate, e potremo ad esempio fare questo effetto di passare da un'immagine all'altra facendole scorrere. Oppure, molto carino, potremo inserire lo stesso un background. Ricordate che il background può essere movimento, quello che volete, e da questa andare ad esempio a rimpicciolire, farle vedere entrambi, e poi andare a zoomare su questa seconda, ovviamente ritornando così, e quindi fare lo zoom
va a allargare e poi rientra su questa. Quindi ci permette di fare diversi giochi, anche quello di riempire tutta questa schermata di video e poi da questa passare da uno all'altro come desideriamo. Tra l'altro qua potremo anche inserire delle maschere, delle chiavi per andare a sfumare i due video per esempio. Quindi fare tutta una riga di video sfumati fra di loro così, e poi qui trovarci una specie di panoramica con la quale scorrere tra i video. Ovviamente non è detto che dobbiamo lavorare con risoluzioni 4K, ma magari può essere sufficiente lavorare con una risoluzione Full HD, ecco qua, rispetto a una risoluzione, ecco vedete, così è un pochino più grandicella e magari possiamo lo stesso ottenere degli effetti particolari, perché anche se la vado a fare così, se la vado a ruotare è comunque decentrata sull'asse e quindi avrò lo stesso l'effetto della rotazione che non è quella centrale. La cosa carina è che se io adesso questa clip la voglio fissare con quella rotazione, con gli effetti che ho fatto, e salvare su disco per poi richiamarla, vi sarà sufficiente inserire un in out e renderizzare l'effetto già finito, in maniera, come vedete, come avevo fatto io con questo qui, di richiamare direttamente il filmato finito per andarlo ad esempio inserire nel vostro montaggio. Spero che la tecnica sia stata chiara. È sfruttare l'effetto delle sequenze annidate, ma con due timeline con risoluzione diversa. Ecco, la novità è solo questa, quella di impostare questa timeline con una risoluzione maggiore a questa. Come avete visto in Video Pro X e negli altri programmi Magix, questo si può fare. Bene, vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Fate qualche prova anche voi, così vedrete come potete utilizzarlo all'interno dei vostri filmati. Mettete un bel like se questo video vi è piaciuto e condividetelo. Grazie, alla prossima, ciao!